Guardate come sorride stasera Alessandro, perché è vicino chi ha. Presentala tu, vai Ale. Una presentazione seria? Ma certo, qui vai. Con me ho l'attrice più amata dagli italiani e non solo. Ladies and gentlemen, Vanessa Valentino. Gli vuoi fare l'applauso Gianni? Puoi fargli l'applauso come un po' a tutti, perché? Perché Vanessa ha partecipato allo scherzo a Gianni Monsignori. Vanessa, nessuno ti ha fatto l'applauso, non è mai successo. In genere ci guardiamo i gol e applaudiamo. Pensa un po', hanno visto te, neanche hanno applaudito. Ma sono sbalorditi dalla bellezza di Vanessa. Sono abituati, sono abituati alle nostre brutte presenze. Vanessa, tu sai fare gli scivoli come Sabatino? Fa la nonna, io le tagliatelle. Il grande dubbio di Gianni Monsignori, Vanessa, era come avessi fatto tu a vedere il suo numero, visto che era nel bagno degli uomini. Vuoi rispondergli? Ma guarda, non so, visto che quella era propensa alle ammucchiate di gruppo, forse tanti dubbi. Vanessa, cosa ridi lì con Alessandro e Sabatino? Niente, stavamo guardando il filmato. Fanno i bravi, sì, insomma. Sì, sì, sono bravissimi. Senti, Saba, è arrivato qualche messaggio? È arrivato un messaggio per Vanessa, vuoi leggerlo tu? No, dai, la giusta per me. Era un omaggio, Vanessa, orgoglio Pierantoniese. Sì. Ah, ok, perfetto, vedi. Grazie. Stai facendo. Sì, è di Pierantonio, Totò. No? Ha chiesto Totò, di Pierantonio, sì. Poi ora sai che facciamo? Mandiamo la fascia pubblicitaria così magari parlate anche meglio. Allora, ci fermiamo, 270 secondi. Ma cosa posso dire? Qui vicino a me la Edwige Fenech di Pierantonio. Sono molto emozionato, non so. No, comunque loro sono i tronisti, io faccio le cose. Ah, tu fai la corteggiatrice. No, no. Pensavo. Io scelgo, faccio la selezione, quindi apriamo un bando per tutte le ragazze umbre, non sono. Questi due ragazzi sono single, disponibili. Potete contattare. È un'agenzia matrimoniale qui abbiamo fatto. Io anche gli strufoli. Vedi, insomma. E lui Edwige Fenech, Vanessa, tu sei il Lino Banfi di turno, quindi guardate lo scherzo. Vabbè. La mettiamo così. Io pensavo sabato tu la definissi strufolina, insomma qualcosa di simile, visto i precedenti con Gianni Monsignore, invece oramai sei uscito dalla modalità. No, loro hanno fantasie solo con i maschi. No, io vabbè conosco tipo cava e rimorchio, nel senso quando il giocatore fatica, no? Nel senso... Un po' come Alessandro, diciamo. Sì, quando lui gioca. Ma neanche gioco, neanche gioco. L'hai visto mai giocare? L'hai visto mai giocare? Sì, sì, io l'ho visto. Ah, sì? La okay. Prima volta si è sentito male. Va bene, quella è fine partita. Perché per vedere Vanessa mi sono sentito male. Ma era fine partita quello, durante la partita stavo bene. No, era bravo. Hai visto mai giocare tutto a pica? Sì, l'ho visto, anche lui è bravo, ma... Buon giocatore? Sì, sì. Innanzitutto dobbiamo dire che ha riscosso successo la nostra rubrica e ci hanno mandato subito un messaggio che leggerà la Vali. Grazie per l'onore. Omino in gradinata al Curi. Arbitro, che te poteste mangiare un ombrello chiuso e al fallo aperto? Fantasia. Sì. Possiamo segnarli, aggiungerli, vai, sì. E niente, poi c'era, sì. Questo era l'unico insulto, poi altri messaggi. No, questo non è un insulto, dice gli ultimi ospiti della trasmissione sono andati in gol. Menichini contro l'Angelana, Petterini al 90° e Bragetti doppietta da Federico De Assisi. Quindi Totò puoi dormire sonni tranquilli, insomma, dalla Subasio. Sono favore al presidente. Ma, tutti i testi scaramanti. L'ultimo esatto, proprio per Totò. C'è Angelana Subasio, domenica, che abbiamo un altro messaggio. Ce n'è uno proprio per Totò. Per Totò. Ah, per Totò, sì. Chiedete a Pica se si ricorda della bicchierata di vino presa in Pierantonio Tiberis 3-1. A posto ti ho detto se di Pierantonio. Ah, ecco perché. A me non ha preso nessuno. No, non ti ha preso. Povero Totò, dice, a me non mi ha preso nessuno. L'ha preso l'Angelana. Sai chi ti ha comprato al pallacalcio? Vanessa, vero Vanessa? Tu hai Totò Pica davanti. Beh, sì, dai, per Viagra, riscattare la bicchierata. Tu aveva scelto quella bicchierata, l'aveva scelto. L'avevo scelto. Tandem d'attacco è Totò Pica Sabatino Cattolico. Senti, mi fai invece un Totò di Natale che approccia con Vanessa? Uè, ciao Vanessa, ti trovo in forma, ci becchiamo fuori. Non so se vi è arrivato qualche altro insulto. No, è arrivato un messaggio dopo che fa la mora.